non è che ho girato molte squadre e i compagni non li conosco bene. Ci sarà modo in questo tempo comunque di conoscerli. Mi sono allenato a parte perché io sono stato fermo più o meno da aprile, quindi mi sono allenato a parte e devo un attimo riprendere conoscenza col campo, con l'allenamento, e poi allenandosi insieme agli altri compagni comunque ci sarà modo di conoscersi meglio. Comunque di concetti, di tattica non ne abbiamo ancora parlato benissimo, perché comunque allenandomi a parte non mi può chiedere ancora determinate cose. Quando avrò modo di allenarmi con la squadra sicuramente mi dirà cosa ha bisogno da me e io vedrò se riesco a farlo. Teramo è nata negli ultimi giorni di mercato, perché prima comunque avevo idee diverse, dovevo andare in altre squadre, però poi sapendo dell'interessamento del Teramo, comunque anche il mio procuratore mi ha detto che è una piazza importante, quindi ho accettato la richiesta. Dal tipo di attaccante che sono un attaccante, mi reputo un attaccante rapido, forte fisicamente, e mi piace molto attaccare la profondità anche a me, però logicamente se il mister avrà bisogno di magari di giocare un po' con la squadra, farò anche questo. Anche se fosse stato senza diritto di riscatto, comunque ho sempre il dovere di dimostrare e di assumermi le mie responsabilità. E sicuramente mettendo questa clausola nel contratto mi fa capire che il Teramo su di me ci punta e io cercherò di pagarli al meglio. Giocare da solo sicuramente forse mi piace di più, ma perché non ho mai avuto occasione di giocare con un altro compagno, però sicuramente essere affiancato da un'altra punta ti può aiutare comunque nel reparto e cercare di fare il meglio in due. Sicuramente giocando a due punte bisogna avere comunque caratteristiche non identiche, perché sennò facendo gli stessi movimenti o attaccando sempre la profondità in due non vai a aiutare la squadra. Quindi sicuramente dovremmo aiutarci l'uno con l'altro e vedere di sacrificarsi un po'.